La macchina del tempo ci ha portati nella prima metà del Settecento, all'appuntamento con il parroco di Santa Maria della Pomposa, la parrocchia più povera di Modena. Il prevosto si chiama Lodovico Antonio Muraturi, bibliotecario del Duca, è laureato in teologia e giurisprudenza. Storico eccellente e fine filosofo, è celebre in Italia e in Europa per i suoi scritti. Reverendo Muraturi, buongiorno. Mi chiedo come riesca a occuparsi di tante differenti questioni e degli impegni quotidiani di parroco. Buongiorno a lei. Le molte occupazioni intellettuali e la cura della mia parrocchia sono tra loro intimamente collegate. Certo, mi alzo quando ancora fa buio e non dormo che qualche ora per notte, perché sono convinto che vivere pensando e riflettendo sia il modo migliore di spendere il tempo che ci è dato. Cultura e fede, che a voi moderni sembrano così lontane, in me sono sempre l'una intrecciata all'altra. Si dice che a Roma, benché il Papa Benedetto XIV dica di essere suo allievo, non pochi prelati e cardinali del Vaticano contrastino le sue idee. Non credo di avere nemici a Roma. Certo, quando proposi di ridurre il numero delle feste comandate per permettere agli operai pagati a giornata di guadagnare qualche soldo in più, o quando suggerii di semplificare il culto e tradussi la messa in italiano per permettere ai fedeli di partecipare consapevolmente alle funzioni, qualcuno mi accusò quasi di eresia e di simpatie luterane. Reverendo, ai suoi tempi l'Italia unita era ancora un sogno. Come arrivò a immaginare che piemontesi, modenesi, toscani, romani e borbonici sarebbero potuti diventare sudditi di un solo sovrano italiano? Vede, l'Italia, della quale ho molto scritto, era già unita ai miei tempi sotto le insegne della cultura. Nel 1704 inviai una lettera circolare a centinaia di intellettuali, sparsi nelle accademie italiane, dove si riunivano i migliori cervelli del tempo, e proposi la creazione di una sola Accademia Nazionale, così da fondare una repubblica di spiriti e letterati illuminati, dedicati alla ricostruzione di una comune cultura italiana. Nel suo manifesto del 1704, però, lei precisava che i membri dell'ideale Accademia avrebbero dovuto studiare, piuttosto che passare il tempo a poetare o a scrivere novelle. Nelle loro riunioni, allontanati i poetastri e gli sfaccendati, gli accademici avrebbero dovuto scegliere uomini di studio, capaci di troncare le strade dell'ambizione, dell'invidia, e specialmente alle brighe di quanti senza merito alcuno pretendono titoli, onori, che vanno invece riservati ai membri più intelligenti e capaci. Quali scienze consigliò di coltivare e studiare? Anzitutto la grammatica e l'arte del parlare le lingue. Parliamo italiano, ma siamo figli del latino. Ai miei tempi era la lingua più usata nelle scienze, nei tribunali, nelle scuole. Ognuno dovrebbe sforzarsi di scrivere, se non con molta eleganza, almeno senza difetti ed errori. E poi la giurisprudenza, le cui applicazioni hanno mille difetti nei processi dei tribunali, la medicina, dottissima nel conoscere tutti i mali e i rimedi nei suoi manuali, ma assai ignorante nella pratica e nella cura dei malati. La matematica, la meccanica, la geometria, la nautica, l'ottica, l'architettura militare, l'idraulica, l'astronomia e la geografia sono materie esatte, indispensabili, piene di risorse illimitate. Infine, raccomandai lo studio della filosofia morale e della storia, perché sono utili nella pratica di ogni giorno e permettono di apprezzare i caratteri diversi degli uomini, i loro difetti. Insegnano i modi più adatti per conversare con gli altri, per farci amare e per ben regolare le nostre famiglie. Signor Prevosto, tra le mille cose di cui si è occupato c'è anche la politica. Si dice che il Duca Francesco III, del quale lei è stato maestro, abbia un programma di governo in buona parte scritto da lei. Il compito dei filosofi, cara amica, è indicare la strada e escogitare, alla luce della storia, le soluzioni migliori dei problemi di tutti i giorni. A Francesco III d'Este insegnai che ogni popolo merita un sovrano che lo conduca con un governo saggio ed illuminato. Egli
È come un padre per i suoi sudditi e se vuole rispetto e fedeltà deve guadagnarseli svolgendo al meglio la propria funzione. Il suo compito, in sostanza, è procurare e costruire la pubblica felicità. In che senso? Le faccio un esempio. Artigiani e mercanti talvolta faticano a portare avanti le loro botteghe e quando sono a corto di denari sono costretti a ricorrere a strozzini e usurai. Un buon principe deve provvedere ai propri sudditi regolandone le attività. Per evitare che siano vittima degli strozzini, tocca ai sovrani fondare monti di pietà perché imprenditori e lavoratori possano ricevere prestiti a tassi di interesse equi. Ora lei parla come un economista. Deve considerare, cara amica, che economia, cultura, carità e felicità sono anelli di una stessa catena. E in tempi di crisi cosa consiglia? Prima di tutto che i ministri e funzionari pensino al bene di tutti, piuttosto che ai loro interessi privati. E che poi procurino che chi ha perso il lavoro o chi lo cerca senza trovarlo non sia messo ai margini della società e possa avervi una posizione dignitosa. Grazie, signor Prevosto. Si figuri. Se avete bisogno, sapete dove trovarmi.